Cari colleghi, vi insegnerò in questo breve video tutorial come si può usare questo programma per trattamento dei video. Considerando che Movie Maker dal 1 gennaio 2017 non è più disponibile, quindi chi ha Movie Maker installato su un proprio computer, per esempio in Windows 7 o Windows 8, può ancora usarlo, non riceverà gli aggiornamenti, ma lo può comunque usare. Ma chi come me, in questo caso Windows 10, o opta per un programma a pagamento di trattamento video, come per esempio Camtasia Studio, oppure deve usare uno di questi programmi che sono considerati free share. Uno è OpenShot, che assomiglia molto a Camtasia, l'altro invece è WSDC Free Video Editor, che è quello che adesso noi andremo ad esaminare. Se noi abbiamo scaricato un video da YouTube, in questo caso io ho scaricato un video di biologia cellulare riguardante la mitosi e la meiosi, e vogliamo per esempio estrarne soltanto alcuni frame, alcune parti, dobbiamo per forza usare un programma di video editor. Apriamo questo programma, così vi spiego le cose principali che potete fare da subito. Questa parte qui la chiudete e iniziate con progetto vuoto. Usate questa parte qui, progetto vuoto. Apritelo. Vi dà le dimensioni del video, io direi che lasciate quello che viene presentato qui. Possiamo dare un nuovo nome al progetto, per esempio bozza di prova, e andiamo avanti. A questo punto noi abbiamo la possibilità di aggiungere il video, che è appunto quello che abbiamo scaricato da YouTube o qualsiasi altro video voi siete in possesso nel vostro computer. Io ce l'ho su un desktop, eccolo qui, lo apro. Diciamo che il video deve iniziare dall'inizio, proprio da dove è originalmente l'inizio delle scene, quindi non cambiamo nulla, diamo l'ok e a questo punto cominciamo a vedere questo video cliccando su anteprima. Non vi vedrà Edu. Ecco, per esempio, blocco qui, per esempio la parte iniziale in cui diceva questa è una cellula uovo, non mi interessa, mi interessa per esempio, adesso ovviamente per puro scopo dimostrativo, prendere soltanto questa parte qui e tagliare quindi questa porzione del video. Adesso vi faccio vedere come si fa, chiudo e dobbiamo andare a vedere la finestra delle proprietà. Se questa finestra delle proprietà non vi compare come in questo caso, a me compariva, adesso vi faccio vedere, a volte capita che compare soltanto la finestra delle risorse, voi dovete andare a appunto evidenziare la finestra delle proprietà. Visualizza finestra delle proprietà, eccola qui. Se non dovesse capitare, già di default l'andate ad attivare a visualizza finestra delle proprietà, perché soltanto attraverso la finestra delle proprietà voi potete fare, il taglio del video. In questo caso andiamo a taglio e divisione, qui. E ci compare, di nuovo l'anteprima del video. A questo punto noi possiamo o visionare l'anteprima del video fino a quando ci interessa bloccare, oppure
Ecco, per esempio, noi vorremmo cominciare a eliminare questa parte iniziale per poter poi estrapolare solo la parte centrale. Allora, torniamo indietro col cursore qui e diciamo praticamente al programma di iniziare la selezione per il taglio da questo punto di inizio proprio del video. Inizio la selezione. Dopodiché o andiamo avanti con il cursore fino a quando non ci compare il punto che ci interessa, ecco per esempio questo, oppure facciamo come abbiamo fatto prima, andiamo a visionare il video. Vedo direttamente il video fino a quando mi interessa levare la parte. Ecco, io intendo partire da questo punto. Il cursore è partito ad evidenziare questa parte da qui fino a qui, che è la parte che verrà tagliata. Quindi ho iniziato la selezione, a questo punto devo terminare la selezione per levare questa parte iniziale. Poi vado aggiungi area di eliminazione e vado avanti. A vedere il video. Ecco, per esempio, io voglio soltanto prendere la parte del microscopio, quindi torno brevemente indietro. Ecco, e mi fermo qui. Queste sono cellule della pelle. Inizio di nuovo la selezione per eliminare tutto ciò che c'è dopo questa parte, quindi da qui fino alla fine del video. A questo punto termino la selezione, aggiungo l'area di eliminazione, quindi le aree di eliminazione sono la prima iniziale e la seconda e lascio praticamente in questo modo soltanto il cuore che mi interessa del video. Applico le modifiche, mi dice che la durata del file originale è stata modificata, gli dico sì, ok, e a questo punto io ho soltanto la parte che mi interessa. Vediamo l'anteprima. Ok, quindi ho praticamente estrapolato da un video più lungo soltanto questo pezzetto. A questo punto io non devo far altro che salvare il video che ho modificato. Vado a esporta progetto. Attenzione, non salva progetto, perché salva progetto vi salva soltanto il progetto. Io ormai ho già fatto tutte le modifiche, quindi devo salvare praticamente il video. Per salvare il video devo andare a esporta progetto. Esporta progetto, devo scegliere in quale formato. La parte dei formati del progetto si trova in questa zona qui. Come vedete ci sono vari formati per salvare il progetto. Per esempio anche qui si vede in MP4 e così via. Eccoli qui tutti i formati possibili. Sono parecchi formati per vari dispositivi. È chiaro che io ho scelto un salvataggio per i formati più usati, no? Quindi in MP4. Il video mi verrà salvato e mi verrà automaticamente convertito in MP4, così come evidenziato qui. A questo punto dico esporto il progetto. Non mi interessa tutto quello che sta scritto qui. Attenzione, questo è un editor free. Quindi cerca un attimo in qualche modo di chiedervi di pagare qualcosa. Voi non assolutamente ascoltate nulla di quello che dice questa
parte, aggiorna assolutamente. Noi andate a vedere questa porzione che è scritta Chiara, che in modo molto poco leggibile, proprio perché vi deve in qualche modo invogliare a pagare, e noi andiamo qui e scriviamo continua. A questo punto il video è stato salvato e la conversione è stata anche attuata. Diamo l'ok e andiamo a vedere dove si trova il video. Abbassiamo un attimo qui prima di chiudere per sicurezza, andiamo a vedere dove si trova il nostro video. Il nostro video sicuramente si trova nella porzione dove vengono in genere messi i video. Eccola qui, bozza di prova. Eccola qua. Noi abbiamo così salvato soltanto quella parte di video più esteso, che era questo qui, con un semplice programma di video editor free. Grazie.